cittadini, buonasera, un saluto a tutti. Questo è il secondo appuntamento che abbiamo avuto con voi. Il primo l'abbiamo fatto il 29 settembre e abbiamo lanciato da questo palco tantissime accuse a questa amministrazione. Amministrazione che non ha avuto manco il coraggio minimo di rispondere alle accuse. Una settimana fa c'è stato Enrico Consoli di Sinistra e Libertà che ha fatto un comizio lanciando ancora altre pesanti accuse. Io credo che un sindaco o un'amministrazione, quando si vede attaccata con delle ragioni valide, ha tutto il diritto e soprattutto il dovere di dire quali sono i suoi motivi e le sue ragioni. A oggi sono 18 mesi che il sindaco Iaia si è insediato nel nostro palazzo municipale. Ad oggi sono 18 mesi che la squadra amministrativa sta lavorando, tra virgolette. Piazza Risorgimento, stiamo arrivando ai 600 giorni, di inizio dei lavori e Piazza Risorgimento non è ancora completata. Questo è un paese che come lo prendi, prendi, ti sfugge dalle mani. Questi sono amministratori che nella campagna elettorale avevano promesso un paese migliore, migliore per tutti, per ognuno di noi, al di là di come la pensassimo, al di là del colore politico che potessimo avere. A 18 mesi questo non è successo. Questa amministrazione sta perdendo o ha perso i connotati della campagna elettorale. Questo nostro sindaco, pro tempore lo chiamiamo noi perché non è eterno, deve avere il coraggio di venire qua sul palco e ribadire le accuse, rispondere a ogni accusa che abbiamo fatto noi ed Enrico Consoli. Il sindaco deve rispondere a tutti i cittadini, è un dovere che ha e noi come cittadini abbiamo il diritto di ascoltare anche le sue ragioni. In questi giorni c'è stato un caso talmente grave che abbiamo portato alla luce degli occhi dei savesi. Le mense comunali, le scuole elementari, il gigante e il Bonsegna hanno dato frutta sfatta, pere marce, banane sfatte. Addirittura quando abbiamo messo in evidenza questo problema, l'assessore Augusto ci ha detto che quella è frutta ecologica, addirittura una frutta ecologica che nel trasporto dalla scuola fino a casa del bambino si fa in quelle condizioni. L'assessore Augusto sa meglio di noi che l'appalto per la mensa è stato di 360.000 euro, attenzione, 360.000 euro ha preso la ditta per fare questi lavori. Tra parentesi, ci sono altri 30.000 euro di trasporto del mangiare e sono 400.000 euro, sono tantissimi soldi, ma tanti tanti per davvero. E l'assessore Augusto, che ieri è diventato papà per la seconda volta, noi gli facciamo gli auguri per il secondo genito e speriamo che lo diventa con Aiddo, se no è un problema. L'assessore Augusto, questo è il secondo anno scolastico nella sua esperienza amministrativa con la squadra Iaia. Chissà perché le mense partono sempre dopo due mesi che inizia la scuola. La scuola inizia a settembre, le mense partono a novembre. La mensa scolastica è un diritto dei genitori dove anche le mamme lavorano e hanno il diritto di pretendere un servizio. Scuola bus. Abbiamo un scuolabus a Sava che quest'anno non è partito per niente, per nessun motivo è partito. L'assessore Augusto aveva il dovere di tenere pronto lo scuolabus e l'autista appena si sono aperte le scuole. Tanti bambini, tanti scolari abitano nelle periferie del paese e i genitori sono impossibilitati a portarli a scuola. Questo è un servizio pubblico, questa è una fascia sociale di primissima importanza. Quest'anno, dopo due mesi, è partito lo scuolabus.
Il motivo? Mancava l'autista. E mo che hanno fatto? Ho nagliato un giacchetta, come a chiudere il bocco delle strade, non ha fatto più autista. E mo le buche ce le chiude della strada. Sava è un colabrodo. Tutte le strade sono un colabrodo. Ha se voglia di arrivare lettere al comune, di macchine che si rompono, di gomme che si tagliano, di scatole dello sterzo che si rompono. Non c'è problema, il comune domani dopodomani pagherà. Tanto il comune sa come andare a prendere i soldi, aumentando i tributi e sacchia le conti in un modo e in un altro. A Fragagnano, a 5 chilometri, ascoltate, questo è importantissimo, perché non è tanto il colore politico, eppure a Fragagnano c'è il centrodestra. A Fragagnano addirittura il sindaco ha comprato un secondo scuolabus. Un secondo scuolabus, nonostante ne avesse uno. E Fragagnano non ha 17.000 abitanti come ce li assava. Fragagnano ha 6.000 abitanti. Noi siamo più del doppio. E abbiamo uno scuolabus che non è partito nei termini giusti. Da 10 giorni a questa parte lo scuolabus è partito, come per dire che se i bambini che abitavano nelle periferie per 2 mesi non andava nessuno a prenderli, alla scuola non ci siano. Ma un'altra cosa ancora più bella di questo comune di Fragagnano è che addirittura il comune di Fragagnano ha anticipato, seguitemi bene per favore, ha anticipato 11.000 euro ai meno abbienti, a coloro che la regione paga l'affitto delle case. Attenzione, il comune di Fragagnano ha anticipato 11.000 euro ai meno abbienti, a quelle fasce sociali più deboli, come per dire il comune o li anticipo io, se vuoi la regione me la dà fra 1 mese, 2 mesi è un altro discorso, io intanto vado incontro ai miei cittadini. A Sava questo non è successo, a Sava questo non è successo. Io non penso che a Fragagnano ragionano meglio di noi, molto probabilmente hanno più volontà di affrontare le cose, di affrontare gli argomenti. E già, che forse a Fragagnano, come negli altri paesi, un sindaco, un'amministrazione sta vicino ai suoi cittadini ed è anche giusto che debba essere così. A Sava così non è. Quindi Fragagnano, tanto di cappello per la sua ragione sociale, al servizio dei cittadini. Io credo che questa amministrazione ha perso tutti i riferimenti. Ogni riferimento buono che si era dato nella campagna elettorale li ha persi tutti, uno per uno. È come se noi dicessimo staccampano la giornata. Così è, staccampano la giornata. Assessori impreparati, assessori incapaci, incapaci. Perché in questi giorni al cimitero voi siete andati, tutti siamo andati. Appena si entra al cimitero c'è la cappella dei morti della prima guerra mondiale. Sono 3 anni che sta in quelle condizioni, 3 anni che la cappella è interdetta al pubblico. Il sindaco attuale 3 anni fa stava all'opposizione e su quella cappella, oltre al degrado del cimitero, ha fatto il suo cavallo di battaglia dicendo che è giusto, che il paese deve meritare un cimitero più dignitoso, più decoroso. E sulla cappella, attenzione per favore, qui è serio il passo, sulla cappella dei combattenti il sindaco pro tempore Iaia lo scorso ottobre ha firmato un'ordinanza. Che cos'è un'ordinanza? È un tipo di legge che il sindaco fa dando una scadenza. In questa ordinanza che diceva? Invitava i parenti dei defunti a mettere a posto la cappella dei combattenti, altrimenti il comune avrebbe fatto i lavori di boccia sua e poi avrebbe fatto la rivalsa. Sono passati 30 giorni dal 2012 ottobre ad oggi, non è stato fatto niente. E anche quest'anno al cimitero chi voleva portare un fiore, chi voleva vedere il suo caro, non lo ha potuto perché ha trovato la porta dei combattenti sbarrata e i fiori stavano attaccati al portone di ferro. In 1 anno e mezzo questi non potevano fare questo, ma stiamo scherzando. 3-4.000 euro di ristrutturazione sul momento c'era voluta per la cappella, almeno avrebbero fatto bella figura, ma qui le figure non le fanno. Loro sono convinti di essere i migliori degli altri, loro sono convinti che questi qua amministrano, che amministrano Sava, sono gli unti del Signore. Il sindaco nostro
come tutti voi ben sapete, ascoltate bene questo passaggio perché è importantissimo. Quest'inverno fu vittima di un attentato. Qualcuno entrò nel suo garage, alzò la serranda, disinnescò l'antifurto e mise fuoco alla macchina sua e a quella della moglie. Un attentato. Noi francamente, io e Carrieri, ma penso anche qualche altra forza politica, lo ha chiamato, gli ha mandato un messaggio per dire siamo solidali con lei, siamo contro queste forme di arroganza, contro questi atti criminali. Questi sindaci però, alla luce di questi fatti, non raccontano bene le cose, secondo noi. Perché? A Lizzano, seguite perché sono dei passi un po' importanti, a Lizzano quest'estate due consiglieri dell'opposizione furono vittime di due attentati. In che cosa consistevano questi attentati? Spararono alla porta di casa loro con un fucile e fecero un buco al portone. Al primo consigliere e al secondo consigliere, consiglieri dell'opposizione. Ebbi la fortuna di intervistare il sindaco Macripò di Lizzano. E io dissi, sindaco, chiedo scusa, ma questi attentati lei come li legge? Il sindaco disse, è opera di uno squilibrato, di un matto. Passano 10 giorni e battagliano un tendone fuori sua. Allora, scusate, pure dai squilibrato. Cioè, il fondo tuo lo naisto, il tendone tuo pure lo naisto e lo ha tagliato. Io e Carrieri spesso andiamo avanti con le fantasie. E molte volte con le fantasie andiamo a un sindaco, nelle nostre fantasie, a cui spararono alla porta. Una sorta di fucilata alla porta, invece lo buco alla porta. Subito la stampa fucila, sindaco, che è successo? È la criminalità che vuole entrare nelle stanze del comune, ma io dirò no alla criminalità perché Sano è un paese pulito, è un altro paese pulitissimo. Poi spesso ci sono i grilli parlanti, quelli che parlano, quelli che sanno le cose. E sempre nel campo delle fantasie, fantasie nette nette sonto, disse, vedi, Cardani, un tuo sindaco si era laiato con lo frate. E lo motivo qual è stato? No, perché non ce l'ha spartito su Ezzo. Allora attenzione, attenzione. Quando succede un attentato, io credo che chi riceve l'attentato, chi subisce l'azione, sa quali sono le ragioni per cui è stato fatto questo gesto criminale. Il nostro sindaco, sapete cosa ha detto e ha lasciato intendere? Questo è un attentato contro il cambiamento. Alto. Siccome riusciamo a leggere le parole contro il cambiamento, perfetto. Chi è che non vuole il cambiamento? Chi è che è contro di te? All'opposizione, ci stai. Bruno Doria? Non creo. Ivano De Cataldo, l'attentato? Non creo. Enrico Consoli? Manco. Arturo De Cataldo? Manco. Oh, come siamo stati io e Carriere, capaci, diciamo più esclusione, capaci che magari stiamo noi. Attenzione, ste barzellette non reggono. Addirittura avevano fatto ventilare sulla stampa amica, perché molte volte, attenzione, è importante qua, avere un parente stretto, molto stretto, che collabora con un giornale e lasciar passare delle verità che verità non sono. Addirittura una forte speculazione edilizia, la miseria. Una fortissima speculazione edilizia. Sì, ma al real dunque c'è successo. Chi può essere stato? Oh. Molte volte le cose si leggono da sole. Molte volte questi cercano sempre le pezze a colori per potersi salvare. Questa è la cosa più strana, la cosa molto più strana. Ripeto, noi siamo contro questi atti criminali, perché sono contro la nostra concezione della democrazia. Noi accettiamo il dialogo, il confronto, pur serrato, però si parla, si discute. Si parla e si discute l'opposizione. A Sala abbiamo un'opposizione che viene chiamata ogni qualvolta c'è un consiglio comunale. Io non so se qualcuno di voi è andato al consiglio comunale a vedere queste sedute. 7-8 cristiani stanno, manco. Dopo un valore se ne vanno, sacalacini, sulle sulle parlano le consiglieri, con la buon'anima di frittella. Così pare. Così sembra. Perché? Perché c'è una certa disaffezione alla politica, che la gente si è stancata. Però l'opposizione, attenzione, ha ricevuto i voti vostri, li avete votati. Arturo De Cataldo è stato votato, Graziano De Mauro è stato votato, Mimmo Spagnolo è stato votato, Giuseppe Bellocchi è stato votato, Ivano De Cataldo è stato votato.